Salve gente, sono Larus, eccomi qui su Rom 2 Total War con i nostri ateniesi. Nell'ultima puntata ho preso Ariminium, ho preso Roma, ho preso Velatri, ho preso tutto ciò che aveva Roma, tranne una provincia. Una provincia, sì, che ho scoperto alla fine dell'ultima puntata che era romana. Stiamo parlando di una provincia qua in Africa che adesso non riesco più a trovare. Dov'è? Andualè. Aspettate, dov'è? Sì, dovrebbe essere questa più o meno. Sì, Lepchis, qualcosa. Lepchis. Che è romana. Io direi sì, andiamo a prenderla. Assolutamente sì. Perché? Oltretutto voglio prenderla. Perché così mi facilita un po'. Lo sbarco che dovrò fare in Africa, poi dopo nel futuro, che l'Africa sarà tutta la provincia dell'Africa, che intendo Cartagine, Thapsus, Leptis e Macomand. Ecco, Macomanades, diciamo tutta la Tripolitania e tutta la Tunisia, più o meno. Quindi, se conquisto subito una provincia in Africa, sono molto avvantaggiato. Quindi, prima, ovviamente, direi di pacificare un po' l'Italia in generale. E poi dopo vincere con le mie flotte qui in Italia, appunto, nel mare. Qua vedo che ci sono un po' di etruschi che si stanno ribellando. Non è che mi va tanto a genio, perché gli etruschi sono un po' un problema adesso che se sbucano di nuovo fuori. Direi che questa battaglia qui possiamo anche saltarla. A proposito, se vedete il gioco in inglese, vi state chiedendo il perché. Prima era in italiano, poi l'ho messo in inglese perché stavo avendo dei problemi con la visuale, con il debugging della camera e soprattutto con certe feature del gioco avevo problemi a farle avviare. Ho scoperto che il problema era la localizzazione. Bisognava mettere la localizzazione inglese piuttosto che quella italiana. È un problema dell'ultima patch, la 8.1. Se avete problemi del genere, soprattutto il problema più diffuso è che se premete K non vi avvia più la visuale cinematica, ma non ve la avvia. E se vi chiedete qual è il problema, molto probabilmente è questo. Comunque, facciamo una battaglia automatica qui. Facciamo aggressività e via. Ah, e se vedete anche una grafica un po' diversa, cioè i shader un po' diversi, dovete sapere che ho scaricato una mod. Ma direi io di catturarli. Ho scaricato una mod chiamata Aztecs. Una mod che a quanto pare era già diffusa per gli altri Total War. Non lo so, ho sentito dire questo. Ne sono venuta solo a conoscenza adesso di questa mod. Che praticamente modifica un po' gli shader. Mi piace molto. È una. Diciamo, rende la grafica un po' più carina adesso. La trovo. Le luci, soprattutto nelle battaglie in Africa, non noteremo adesso, nel deserto. I colori sono molto più caldi. E a me piace. Piace un casino le battaglie in Africa, più che altro per quello. Ora, vediamo un po' che cosa stanno facendo. Qui sto facendo edifici un po' dappertutto qua. Tra poco distruggo i sobborghi. Qui sto facendo un nuovo esercito. Dei figli di. Di Tik. Di Tik, di Tik. I figli del Tik. Vabbè, adesso. Qui abbiamo fatto il nuovo edificio. Sì, l'abbiamo fatto. No, qua lo stiamo facendo. Delle caserme per gli Hopliti. Intanto direi di aumentare di grado tutti i nostri uomini, soldatini, che adesso hanno difesa argento, che è buona. Possiamo fare qualche balista? No, no, no. Ma facciamo prima qualche oplite. Qualche oplita, in teoria, bisognerebbe dire. E poi dopo non abbiamo più altri soldi, quindi passiamo il turno. Roma con sti agenti deve anche smetterla, però. Mi stanno dando un po' di problemi. Un po' tanti problemi. La flotta si sta ritirando, non so dove. Molto probabilmente vogliono fare una grande forza.
in quella provincia della Tripolitania. E quindi, se vogliono mettere tutte le loro flotte assieme, devo anch'io fare lo stesso e devo potenziarmi la flotta anche. Dovrei. Oltretutto, avevo sentito una feature che non sapevo se era già messa in ROM 2 liscio, oppure se era solo presente nell'espansione Cesare in Gallia, I che non ho. propose a simple treaty between equals and friends. No. All can profit by this offer. I Masa Esili al momento mi sa che entrerò in guerra poi dopo contro di loro. Quindi, patto in aggressione possiamo anche rifiutarlo. Comunque, questa feature era che se tu avevi un alleato, una satrapia oppure queste cose qui, stati cliente, se tu mandavi un generale in quella provincia potevi reclutare truppe esclusive di quella fazione. Non lo so, se è così posso andare nel ponto? Attrito, questo qua era l'attrito che ci ha causato la crisi alimentare. Sovversione. C'è morta una nobildonna per cause naturali. Sirena era anche abbastanza vecchia. Qui direi di fare un centro di reclutamento a Velatri. Che era Velatri quella che volevo fare. Sì, era la città militarista. Qui direi di ammazzare questo tizio. Facciamo un. Vediamo di portarlo dalla nostra parte, se ci riusciamo. Dai, vieni da noi, vieni da noi. Ok, è diventato della nostra fazione. Marco Canio Patercolo. Molto bene, aveva 8% di possibilità e ce l'ha fatta. Facciamo un secondo grado di vigile. E oltretutto possiamo anche dare più collaborazione, magari. Per persuadere i tizi. Ok, adesso i soldi che ho vorrei spenderli tutti nel costruire questa nuova forza che mi servono adesso dei nuovi eserciti. Facciamo ancora due pliti e una balista greca, ovviamente. Mettiamo la flotta assieme. Ah, già che non possiamo. Giusto che ho fatto un po' di partite ultimamente a Empire Total War e mi sono riabituato al vecchio sistema di reclutamento. Posso fare una balista leggera? E anche una catapulta. Ah, beh, allora qui cambia tutto. Allora direi una catapulta. Qua faccio un po' di catapulte. Che le catapulte sono sgrave con le navi. Possiamo anche aumentare di grado. E qui facciamo una nave incendiaria. Possiamo anche finire così. Io comunque non voglio attaccare subito quella provincia romana perché non subito subito, non voglio fare un blitz totale. Voglio prima ristabilire un po' la situazione in Italia perché ci sono gli Etruschi che sono un po' un problema. Ci sono. Ah no, stavo dicendo, cosa sta succedendo? No, niente. Poi ci sono un po' di province che devo pacificare bene. E quindi prima di spostarci a sud, direi di aspettare ancora un po'. Un po'. Oltretutto, sto pensando, in generale io di cibo ne ho abbastanza. Però non ne sono completamente sicuro. Ne ho cibo abbastanza. Sì, ho tante province della Pannonia che sono ricche di cibo. Tutte ho fatto una tecnologia di costruzione 1. Direi di andare. Sì, direi di fare. Vediamo un po'. Livestock tax, cioè tassa sul bestiame. Direi di sì, va. Siccome abbiamo completato un po' tutto il resto. Ok.
possiamo aumentare anche qui. Poi possiamo continuare. Magna Grecia sono un po' incazzati. Ah no, si stanno riprendendo, si stanno riprendendo. A Roma si stanno riprendendo. Prima, voglio prima di partire voglio che tutte queste province qui siano più o meno felici. Perché sennò è anche un po' un problema qui. Ok. Qua posso fare? Di Poseidone non l'ho ancora fatto qui uno. Poseidone da cibo? Sì. Ah, che figo. Allora facciamo un altare di Poseidone. Poi direi di fare una libreria. Sì, vai così. Libreria. Aumenta la velocità di ricerca. Amen, I am your champion. Ok. Io ti mando, che sei molto bravo e che sei anche un ex romano, in questa provincia qui, di non mi ricordo cosa, a vedere un po' com'è la situazione, giusto per farci un'idea. Intanto, la paura di Deimos, che adesso è diventata The Dread of Deimos. Ah, però la furia di Atena, che l'avevo cambiato io il nome, rimane sempre così. Nome che avevate consigliato voi. Mi è piaciuto molto. Sì, poi ho anche un esercito a nord. Sì, questo qua lo devo anche un po' migliorare. Questi qua dei 10.000. Vi ho già raccontato la storia dei 10.000. Lì, dei 10.000 persiani lì, che erano un esercito detto degli immortali. Sì, forse sì, ve l'avevo già raccontata. In ogni caso erano un esercito persiano, forse le truppe d'elite, credo. Persiane che erano praticamente, venivano chiamati 10.000 o gli immortali. Oltre gli 10.000 perché erano un reggimento composto da 10.000 uomini. Poi immortali perché appena moriva uno, aveva un sistema così sofisticato di rinforzo che veniva subito preso il posto da un altro soldato. E quindi nelle battaglie i greci avevano dato questo nome. Non mi ricordo oltretutto in che battaglia erano diventati proprio noti. Ah, non mi ricordo. Forse la distruzione di Mileto. Non lo so. Non lo so. Dovrei anche prendermi Cartagine prima o poi. Forse dovrebbe essere una delle prime che da prendere in Africa, oltre la provincia romana. Dovrei prendere Lilibaenum, un blitz rapido lì, e poi ce la posso fare. L'unica cosa è che... Ah, mi hanno fatto... Ah, un nemico è stato ferito. Ah. Ok, xenofilo, non so che cosa voglia dire, però dà meno una all'autorità e più alle tariffe mondiali. Ah, xenofilo forse vuol dire amante delle culture straniere, cosa del genere. Ok. Questo qua è il campione romano, questo qua è il mio campione. Mettiamolo qui. Ok. Qui continuiamo a reclutare le truppe. Vediamo le nuove truppe che possiamo reclutare. Mi pare che adesso siamo... No, ancora il turno dopo, non adesso, non ancora. Facciamo 3 falangiti. Oltretutto direi di fare del resto basta, così. Bene. Mi sta aumentando, sta migliorando la situazione. Ok, qua voglio fare una caserma di Opliti. Tempio di Ares. E qui aumentiamo anche. Scusate se questi turni qui sono un po' lenti. Però, cioè lenti nel senso non succede nulla di nuovo, nulla di interessante. Però comunque è una situazione che devo tenere un po' sott'occhio, devo un po' controllare. I romani stanno ripartendo all'attacco, attenzione. Meglio così. Aspetta, nemico della tua fazione è diventata una satrapia. Puoi fare una pace incondizionata con loro. Puoi dichiarare guerra a loro. No, signore. No. Il Ponto è mio amico.
quindi faccio pace incondizionata. Poi era una guerra che non mi interessava. Ah, non mi è mai uscito questo evento. Comunque, boh, sono contento che la Cimmeria, una volta potenza, è diventata satrarpia. Sono contento. Aspettiamo, questi turni qui diventano sempre più lunghi. Un gabbiano a caso passa davanti allo schermo. Ok, abbiamo fatto. Hanno fatto pace la Cimmeria e il Ponto. Tutti hanno fatto pace con la Cimmeria. Sì, un matrimonio va più che bene. E ok, questi qua sono legionari. Dovrei mandare una legione a sud. Tipo fare così. No, 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 no. Non fare nulla, non fare nulla. Poi muovere le altre truppe qui a sud, che così riusciamo a difendere nel caso se risbarcano i romani. Non dovrebbe essere un grande problema. Mi aspetto che... Ah, forse sbarcano a Napoli. Quindi meglio che mi metto lì a difendere Napoli. Comunque in ogni caso non dovrebbero essere un grande problema. Solo che non è così tanto una buona cosa se mi prendono Napoli. Invece dove vanno? Dove stanno andando? Cosa stanno facendo? Controlliamo lo stretto di Messina innanzitutto. Bene, sì, sono contento. Ok. Se le OCD ci hanno offerto un trattato commerciale, mi hanno dato tanti soldi. E sono contento. I Selesudici. Ora. Vediamo un po'. Se può fare qualcosa qui. Tanto c'è il tizio di Cagliari che sta esultando. No, mi è morto un altro nobile. Ma basta! Ok. Non è che è un gran benessere, secondo me, capo della fazione degli Ateniesi. Muori troppo in fretta. Ce la possiamo fare qui? Solo che non ho tanta fortuna nelle battaglie navali. Io direi di fare autorisolvi. No, non è che mi consigliano tanto. Quindi direi di ritirarmi un attimo e mandare l'esercito, la flotta di supporto, in supporto appunto. E stiamo qui. Io non sono bravo nelle battaglie navali. Mai stato bravo. Mai. Quindi non voglio fare battaglie navali, perché io faccio veramente schifo. Ma tanto. Non avete idea di quanto io faccia schifo. Forse sì, avete visto magari qualche mia battaglia navale. Qui ho fatto abbastanza schifo. Faccio che mandare un altro tizio a vedere questa cittadina qui. Puoi ammazzare il tizio? No, non puoi ancora. Turno successivo magari sì. Vai lì e ammazza tutti. I romani vanno avanti e indietro, non si capisce bene che cosa vogliono fare. Cosa fanno? Comunque direi che posso partire adesso con un esercito, andare lì a prendermi tutto. Lepcis. Ecco.
Aspettiamo. Questi turni qua sono lunghissimi. Ogni volta tra turno successivo e l'altro io non so mai che cosa dire. Tipo banana, forse. Credo che possa essere una buona cosa. Ah, mi è morto. Ah no, mi è morto uno. Ok. Bene, direi basta, possiamo partire per conquistare il mondo con la paura di Deimos. Invece sta flotta qui, cioè, questi tizi non so che cosa vogliono fare. Ora posso costruire, reclutare, anzi, costruire non è che un aggettivo che si addice. Posso reclutare Opliti Conteuros, che sarebbe questo scudo di legno. Poi dopo Lancieri Conteuros, che non so che cosa cambia, forse gli Opliti sono un po' potenti rispetto agli altri. Poi gli spadaccini della Toragia, non so come chiamarli. Direi Toragia è un bel nome. Chiamerai Toragia. Oh, adesso ci sono i tizi con tutto oro, cioè con lo scudo d'oro. Quindi hanno un'armatura tra le hanno tra le migliori armature. Quindi non dovrei tanto temere le frecce del nemico. Beh, poi i romani frecce. Magari hanno i pila. Ok, qui possiamo fare un altro. Questo. Tanto qui andiamo con una flotta, andiamo qui a combattere questa legione. Invece con l'altra flotta andiamo. Oi! Non vi ho visto. Vabbè, questa qua la voglio fare però, che così mi posso gasare e dire ho vinto una battaglia navale. Sì, perché io le battaglie inutili non le faccio, ma le battaglie navali in cui io posso vincere, le faccio. Questa roba qui è un po' macabra. Macabra. Il cadavere di un nemico ha sempre un odore dolce, un buon odore. Va bene. Sì. Non ho mai sentito l'odore di un cadavere, per fortuna, in vita mia. Però non credo che sia tanto un buon odore. Ah no, che schifo, non voglio fare questi discorsi. No, mi fanno senso, molto. Le teste dell'idra, oltretutto, il nostro esercito, non me lo ricordavo già. Contro la quinta classe, cioè quinta flotta, dei primogeniti. Non lo so, primigenia, generata prima. Ok, iniziamo la battaglia, iniziamo a mettere tutto quanto. Mare aperto. Ecco, magari, tipo, ecco, quello che intendevo prima è che con, guardate però che belle angolazioni. Quello che intendevo prima, che con questa, con il problema della localizzazione italiana patocca, non si poteva mettere questa visuale qui, che si preme con K. Se qualcuno di voi ha questo problema, ovviamente se vi importa sapere come si risolve. Oh, guardate però che figo. Se vi importa sapere come si risolve, è semplicissimo. Dovete solo andare su impostazioni, direttamente da Steam. Su impostazioni si arriva cliccando col tasto destro sulla su Steam, su appunto il gioco di Steam, sull'icona del gioco di Steam. E poi dopo si va a impostazioni e selezionate lingua inglese. Se vi interessa proprio sapere. Se no, va bene. Fate come volete. Io direi di mettere l'artiglieria in centro. Questo qua è il generale. Questo qua che cos'è? Direi di mettere l'artiglieria in centro e poi dopo gli altri sui lati. Io direi che posso fare fuoco manuale, solo che non mi ricordo più come si fa. Today. Good hunting.
Pick your targets, man. Vediamo se si riesce a sparare. Guardate però che bella questa angolazione dei romani che avanzano. Visto i colori sono molto più caldi. Ora direi via. One of our ships is being boarded. Boh! Esplosa! Sì, abbiamo vinto. Però guardate, esplosa! E l'altra nave dov'è? Una era qui. E l'altra... ah sì, l'altra sta affondando. Guardate, esplosa. In... divisa in due. Un po', che bello. Ah, vai. Ho perso un tizio. Figo. Immagino questo tizio sfigato, morto, a caso, poverino. Però le baliste, cioè le catapulte sulle navi sono sgrave. Ho sentito dire della loro sgravaggine, ho sentito parlare. Molto bene. Ho detto, mi hanno detto, sono sgrave, le provate la Rus? No. Adesso le ho provate, posso dire sì. Sono potenti, oltretutto speronano. Hanno fatto uno speronamento che... Dio mio, sarà potente. Io mi chiedo perché sono così precise le catapulte, le baliste in ROM 2. Mi ricordo su Empire, oltretutto che l'ho ripreso un po' sotto mano ultimamente, c'erano i cannoni, vabbè i cannoni nemmeno tutta questa precisione. Però, secondo me, sinceramente, un colpo di cannone è un po' più preciso di un colpo di una catapulta. La catapulta alla fine va dove va, magari la balista è un po' più precisa. Ci credo lì, magari la balista precisa. Vabbè, però questi colpi qui sono precisi, ti fanno fuori tutto. Secondo me c'è un raggio, diciamo, di con una catapulta di oltre magari un chilometro, forse un chilometro riesce a colpire, 500 metri, un chilometro. Però tipo tu miri lì, miri in un punto X, secondo me il colpo minimo arriva a 50 metri di distanza da X. Quindi è un po' improbabile che tu riesca a colpirlo. Direi di uccidere il nemico, buttarlo in mare. Io sono cattivo, mi piace buttare il nemico in mare. E quindi niente gente, direi che per questa puntata è tutto. Votate, commentate. Ci sentiamo alla prossima gente. Da Lairos è tutto. Se vi servono informazioni lì per problemi con ROM 2, che anch'io ho un po' di problemi con ROM 2, magari chiedete pure, soprattutto che con le ultime patch lo stanno sbuggando, cioè lo stanno buggando tentando di sbuggarlo, cioè stanno facendo un macello in poche parole, quindi magari possiamo anche darci una mano un po' a vicenda. Ci sentiamo alla prossima gente, da Lairos è tutto, ciao!